Salve, oggi a Creepybus andremo ad analizzare una linea molto preoccupante. Si dice infatti che la linea rossa di Pordenone sia estremamente imprevedibile e pericolosa. Viste le limitazioni per la pandemia del coronavirus, non saliremo a bordo per lasciare spazio a chi ne ha davvero bisogno. Ma comunque, anche a terra, i misteri sono molti. Adesso, spegnete le luci e godetevi questa nuova puntata di Creepybus. Istituita nel 2008, la linea rossa fin da subito ha dimostrato di avere dei tratti molto strani, a partire dal capolinea, ovvero un palo infilato in un vaso dei fiori. Uno dei primi misteri, che dimostra che la linea è in continua evoluzione e lascia delle profonde ferite, è in via Udine. Guardate queste povere fermate. Si intravede a malapena lo stallo del bus. Ok che questa zona non ha molto da offrire, ma almeno un minimo di umanità deve sempre esserci. Vengono segnalate anche altre anomalie lì vicino, in via Levade. Come ribadito, la linea tenta sempre di espandersi, ma non è sempre convinta. Tant'è che di qua la rossa passa solo al mattino, ma in entrambe le direzioni, come dimostrano queste immagini. Spostiamoci vicino all'ingresso sud della fiera sempre di Pordenone. Anche qua, seppur molto meno visibile, la linea rossa è passata. Si può intravedere questo palo rifatto, ma la linea di margine è stata rifatta. Chissà perché ha abbandonato questo luogo in favore di un giro più lungo nei quartieri di Villanova. Ma andando verso Valle Noncello, troviamo un aspetto inquietante. Come dimostrano gli orari in palina, la rossa impedisce alle linee 6 e 7 di proseguire verso il capolinea di Valle Noncello, prolungando così ulteriormente il suo già lungo percorso. Forse per stressare gli utenti o gli autisti, o è soltanto un avvertimento per gli abitanti di stare tranquilli, altrimenti passerà anche nei feriali? Sappiamo anche che la temuta linea rossa gioca degli scherzi. Vedete infatti che questa fermata posta in via Gemelli non è mai stata attivata, nonostante i cartelli indichino altro. Perché la rossa deve confondere gli utenti? Perché deve dare delle speranze? In realtà questa fermata esiste, ma è posta più in là, in viale Treviso. Cosa succede? Perché in viale Treviso sì e in via Gemelli no? Arrivati in stazione si intravede un segno di debolezza della linea. Infatti qui ogni 10 minuti arriva un mezzo, ma uno va per il policlinico e uno invece torna al centro Meduna. Questa indecisione è preoccupante, non c'è neanche certezza della direzione adesso. Altri strani passaggi si registrano nella zona degli istituti. Forse vuole rendersi amica gli studenti? O forse è soltanto un tentativo per confondere di più gli utenti a bordo? Chi lo sa, entrambe le ipotesi sono molto preoccupanti. Ma qualcosa non torna. Perché ha girato in via Matteotti? Ci giungono voci che abbia abbandonato via Molinari in favore di via Matteotti. Ancora una volta, la rossa fa quello che vuole. Forse c'è una nota positiva in tutto ciò. Le fermate di via Molinari 36 e via Molinari 16B hanno acquisito due nuove linee, ma temiamo sempre il peggio, temiamo sempre il suo ritorno. Però se via Molinari è risorta, piazza Lello e viale Trento sono nell'era più buia. Infatti piazza Lello è soppressa in favore di piazza Risorgimento Fronte Poste, mentre viale Trento ha soltanto tre linee. Ultime strane tracce sono in via del Maglio, sul retro del Parco Galvani. Qualcuno ci dice che abbia testato anche questo percorso, ma sia rimasta schifata. Infatti dicono che sia rimasta per pochi mesi. Ma in ogni caso il Teatro Verde e il Tribunale di Pordenone rimangono senza una corsa dopo anni che erano servite dalla linea rossa. Questo, dal nostro punto di vista, è un alto tradimento. Avete visto, signori? Una linea del genere non l'avevamo mai vista. Ci sono anche altri pareri, però. Alcuni ritengono che abbiano notato che ci siano anche dei mezzi non rossi sulla linea rossa, indicando una cannibalizzazione di altri mezzi. Altre persone sostengono una cosa che fa tremare la pelle.
dicono che talvolta sia pure in orario. E voi che cosa ne pensate della linea rossa? La usate? La temete? Oppure l'amate? Alla prossima, ad un nuovo episodio di Creepypasta. Zii, che cringe.